Ciao Rudy, se ci puoi un attimino parlare dell'installazione che hai appena realizzato qui alla Biennale Marsica. Oh. Ok, per favore. essendo un'installazione in un determinato spazio, qual è questo? Ovviamente bisogna sempre relazionarci. Sì, nel Va modo bene, sei migliore. stanco, hai fatto Sono un lungo viaggio. stanchissimo. E bisogna sempre relazionarsi con il posto, con il luogo, col territorio. In questo caso, un territorio abbastanza importante per la sfortuna che ha avuto, o comunque per la sua caratteristica. E quindi il mio lavoro, comunque, è sempre questo: e lo spazio gli si addice, e il mio lavoro si addice allo spazio. Quindi è venuto tutto abbastanza in modo naturale. E quindi in questa stanza in cui non si potrà entrare, per me è stata una caratteristica aggiuntiva il fatto che il pubblico debba rimanere per forza di cose fuori. È stato interessante relazionare il mio lavoro anche a questo aspetto, nel senso che se il pubblico non può entrare, ci deve essere un rifiuto da parte del mio lavoro a far entrare queste persone. E quindi una scelta dell'installazione molto rigorosa, molto frontale, appunto, e come se fosse una sorta di esercito in difesa di non si sa esattamente che cosa, ciò che si difende non si sa mai che cos'è, spesso almeno. Quindi questa è la tua Sì, proposta, un perché esercito dà una proponi che profondità deve difendere all'immagine. qualcosa. E rispetto a qualche tuo filone, ricerca è attinente oppure è qualcosa di nuovo che hai progettato proprio ad hoc per questo luogo? No, beh, i soggetti fanno già parte di comunque una schiera di persone o una schiera di identità o sono comunque, li accomuna qualcosa. A tutti i soggetti che scelgo sono accomunati da questo qualcosa che può essere ritenuto estraniante per la persona che gli sta davanti o comunque per il pubblico, per chi ne E chi sono fruisce. questi personaggi che hai immortalato? Sono tutte persone che hanno vissuto un altro tempo, che si sarebbero perse in chissà dove, perché ritraggo persone fotografate negli anni 20, 30 con lunghe pose, con luci perfette, però sì, sono tutti anonimi e non si conosce bene la loro storia o comunque da dove vengano o dove siano finiti. Ok, Rudy, un Grazie. pensiero per questo progetto e le tue aspettative al di là di tutto e il tuo futuro. Dovrei, non so, dovrei chiedere Un mago. a un mago, esatto, un astrologo. Sul progetto che ti sei subito interessato, ti è piaciuto? Beh, sì, perché trovo interessante andare a intervenire su uno spazio che non sarebbe prestabilito o sarebbe magari dedicato a qualcos'altro o addirittura in questo caso in disuso. Lo trovo stimolante, cioè è una sfida e quindi bello. Ok, allora Rudy Cremonini da Bologna, ci rivediamo il 24 luglio. Perfetto, Grazie Rudy, ciao. buon rientro, ciao.